Ciao a tutti, Tarta, amici di Tarta YouTube TV. Come, io sono Aldi Stein e questa è la Tarta YouTube TV, vabbè, l'ho già detto, andiamo avanti. Come vedete, oggi inauguriamo una nuova rubrica, la rubrica delle, avete intuito, le ricette. E oggi iniziamo, come leggete sopra di me. Lì. Quindi così, così, lì, qua sopra. Là. Là, sì, là. Biscotti faremo i biscotti all'arancia. Come vedete, vi ho preparato già qui di lato gli ingredienti e iniziamo come ritenuta. Come ingredienti abbiamo 500 g di farina tipo 00, una bustina di lievito vanigliato, due bucce di arancia grattugiate, il succo di un'arancia, una delle due lievite grattugiate, e due uova intere. Per la cottura, il tempo di cottura è 10 minuti, ma lo vedremo dopo. No, ho scritto 10 minuti, ma in realtà sono anche qualcosa, forse anche 15 minuti, un pochino di più, dipende da come la consistenza che volete voi. La temperatura a 180 gradi per il forno ventilato. Se non ce l'avete ventilato, fate 200 gradi. Ora andiamo alla preparazione. Ciao gente, ci vediamo alla fine del video. Buongiorno, stiamo facendo i biscotti al succo d'arancia. Buonasera, veramente. Abbiamo messo 500 g di farina, una busta di lievito vanigliato, due bucce di arancia grattugiate e il succo di un'arancia. Poi adesso stiamo inserendo due uova nell'impasto. Adesso andiamo a preparare l'impasto. Ora che l'impasto è pronto, abbiamo ottenuto una palla, una specie di palla. Andremo a chiudere con la pellicola e la faremo riposare per 10-15 minuti. Quindi ci sentiamo dopo. Finalmente la pasta è lievitata. Nel frattempo abbiamo foderato il nostro piatto del forno e abbiamo acceso il forno a, come potete vedere, quasi circa 180 gradi, non ventilato. Adesso che si è riscaldato, dall'altra parte lo possiamo ventilare. E iniziamo a stendere la pasta. Adesso stiamo procedendo a fare dei taralli, vero? Così otterremo i nostri taralli. Per fare altre forme, apriamo la nostra scatola magica. Abbiamo qui delle formine, quadrati, stelle, questa roba, cuore, tante stelle. Possiamo divertirci come vogliamo. Anche questo fai i torcellini, lo utilizzo anche per fare i biscotti. Vengono a forma di tappo, sono molto carini. Bene, adesso facciamo tutti i nostri biscotti, ci rivediamo dopo la cottura. Ciao! E dopo 10 minuti di cottura, ecco qua i biscotti come sono venuti. Vedete? Sono ottimi nel latte. Questa è la forma di tappo, quindi alla fine del video diciamo biscotto è mangiato. Oh, ciao, mi avete beccato. Una squisitezza. Questi sono i nostri biscotti. Buonissimi. Spero che il video vi sia piaciuto. Ricordatevi di seguirmi sui miei social che trovate qui sopra. Iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto per altre ricette e altri video diversi. Condividete, condividete, condividete. Mettete tanti like. Vale sempre il principio
Iscritto ricambia. Voi vi iscrivete al mio canale, scrivete iscritto e mi iscrivo al vostro, senza problemi. Tanto, ci rivediamo al prossimo video e alla prossima ricetta. Ciao!